Principe, quartiermaster, puntiamo alle coste dell'Africa. Chiudete tutte le vele! Stanno ricevendo manforte! Fuoco! Le vele nemiche! Lì aveva tirabile! Attendiamo ordini! Fuoco! Sono morto! Fuoco! Chiudete gabbie e controvelacci! Mettete i trevi al vento! Piegate i parrocchetti! Fuoco! Là, Edward! Buon colpo l'assistente! Pronti al fuoco! Fuoco! Fuoco, andiamo! Voglio tutte le vele! Aprite e tesate tutte le vele! Fuoco! Attenzione, capitano! Andiamo via dal vento! Fuoco! Via le vele! Alle drizze, calate e chiudete i trevi!
Ecco la risposta! Spara di Edward! Sono fuoco! Sta un colpo ben piazzato! Li sta affondando! Giù dai pesci! Mettete i trevi al vento! Ai vostri posti, cavalchiamo il vento! Fuoco! Sciogliete le vele, cazzatele al vento! Siete tesate gabbie e velacci! Chiudete gabbie e controvelacci! Interferolate i trevi di bruma! Su, salite! Via tutto! Vado a cercare Roberts. Non metterci troppo, la ciurma sta diventando inquieta. Capitano Kenway. L'ennesima situazione spinosa, Roberts. Dobbiamo smettere di incontrarci così. Smetti di seguirmi e non succederà più. Non è necessario. Sai che sono un uomo di parola. Il capitano Howell è stato ucciso oggi dai portoghesi. Sciocco testardo. Avevo avvertito di non scendere. È tutta opera dei Templari, Burgess e Cochrane. Gente come quella che ti ha portato a L'Avana.
Vedo che non si sfugge all'attenzione dei Templari, oppure sì. Ma per me è ora di contrattaccare. Sì, l'idea mi piace. E so anche come farlo. Ma quei due, Burgess e Cockram, non devono lasciare l'isola né svelare la mia fuga. Non accadrà. Fidati. Se vedi dei membri della mia ciurma, fagli un favore e mandali qui da me. Farò il possibile. Ah!
solo il necessario, Dio. Non aspettiamo di più.
to me! Bravo, Kenway. Hai agito davvero assassino. E per cosa? Per stupido orgoglio. Vi siete messi tra me e il bottino. Nessuno dovrebbe mai farlo. Un avido idiota. Come diceva Hornigold. Quel templare non significa niente per me. E neanche voi. Mi dispiace per te, Kenway. Sono stati i templari ad accoglierci quando tutto è andato a puttane. Non il re. Non il paese. I templari. I templari sono una famiglia. Tu ne hai una? Il lavoro onesto offre pochi diritti, paghe scarse e fatiche. Ma poiché siamo pirati del mare, abbiamo fama e un mucchio di soddisfazioni, piacere e denaro, libertà e potere. Quale uomo dotato di intelletto sceglierebbe una vita misera, quando invece l'unico rischio che corre il pirata è subire l'invidia di chi brama la sua ricchezza? Beh, sono stato tra voi 6 settimane. E in questo tempo ho adottato i vostri costumi. E con tale fiera convinzione che vi sorprenderà vedere la vostra passione ardere in me con una tale forza e una tale intensità. Ma se vedete in me una guida ora, va bene. Sarò il vostro capitano. Mi sono sporcato le mani per molto tempo. Ma quando ho smesso, ho capito che è meglio essere un comandante che un uomo qualunque. Oh, amico, la tua insistenza mi lusinga. Sto cercando l'osservatorio. Dicono che sei l'unico a sapere dov'è. Dicono bene. Anche se la tua insistenza è irritante, vedo in te del potenziale inespresso. Sono Bartholomew Roberts. Edward. Non ho segreti da rivelarti. Ma se mi darai il tuo aiuto, tra 2 mesi a ovest delle Sopravento, avrai le risposte che cerchi, promesso.
buffo, sai. Nello scorbuto, la cura è la cosa più piacevole. Ma se ti prendi la sifilide da una puttana e devi prendere il mercurio, è più piacevole prendersi la malattia che curarla. C'è qualcosa che ti rode? Già, tutti, no? Ma al momento buono, molti seguono l'istinto, anziché le leggi che hanno scelto. Ma per quale motivo avere un credo se poi non si seguono i suoi dettami? Per sentirsi parte di qualcosa, almeno per me. Tu che ne pensi? Beh, gli uomini sono pecore. Un vecchio lupo si merita tutto il loro sangue, fino all'ultima goccia. Segui questa mappa. Porta solo gente fidata.